Potete vedere, non ho la maglietta Tele Silvia, ma la maglietta del Team Italia, perché sono in Francia a fare la gara squadra, i mondiali, insieme a tutta la mia squadra. Sono stata alla Motte in Francia, dove dal 23 al 25 luglio si sono svolti i campionati mondiali club 2018. Ora vi racconto com'è andata. Ci stiamo preparando per andare ai mondiali, infatti è arrivato anche il van e tra un po' partiamo. Ciao! Prima di partire però devo mettere dentro Rodrigo, se si può prendere. Lascerò qua Carl per una settimana. E mi vuole bene. Ti vergogni, vergognone. Sì, mi dai bacini. Topino. Non ha la pappa. Saluto anche come Tina. Eccola qua. La più potatina del mondo. Viaggiamo tutta la notte. Dopo un viaggio di 1000 chilometri arriviamo in Francia, alla Motte. Ragazzi, siamo arrivati. Balli. Balli è arrivato sano e salvo. E lì ci aspetta Luca Ribassi, capo-equipe della FISE. Sono Luca Ribassi, vengo da Palermo. Sono il capo equip di questa splendida nazionale Pony, è una squadra fantastica, è un gruppo secondo me eccellente, un'esperienza irripetibile. La strada è stata tortuosa ma è impegnativa, abbiamo fatto una selezione al Master Pony di Arezzo dove tutti i ragazzi si sono qualificati nei primi 10 e poi sono andati a Piazza di Siena dove in base a una classifica a punti delle due manifestazioni si è tirata fuori una squadra che questa è la squadra fatta da Manuela Piccola, Emanuele Giordanetti, Giulia Mungello ed Elisabetta Giussani. E lì la fisicità, cap, staffe e tutte le cose per la divisa italiana. Nostra Amazzone, staffe, safe reading. Poi abbiamo un super cap Italia, fantastico, con la sua, con visiera. Italia, bello, provalo Italia, subito, provalo subito. Vediamo se va bene. Va bene. Doveva fare le 60. Perfetto. Staffe. Qua abbiamo polo, giubbotto, allora. C'è di tutto e di più, giubbottino, felpina, che felice, no? Adesso devo subito cambiarsi, tre polo, non due, tre. Ah, bene. Ah, uno, due. Non puoi sudare, Silvia, mi raccomando. Poi abbiamo tenda. Questo credo che sia il cancelletto e la sottosella. Wow, o forse questo non è cancello, forse questo è tenda. Tenda, diciamo. Tenda e sottosella. Abbiamo tutto. Pronta? Perfetto. Siamo pronti a partire. Okay. Complimenti. Che c'erano più di 7000 cavalli che hanno fatto gare in categorie e discipline diverse. Per arrivare fin qui ho dovuto fare una serie di selezioni. Prima siamo andati ad Arezzo e poi mi sono qualificata per andare a Piazza di Siena. Dopo Piazza di Siena, con le due gare, sono potuta venire qua in Francia.
ci sono i campionati mondiali club, dove partecipano tutti i paesi del mondo, con pony e cavalli insieme, della stessa categoria. Questo posto per ora è bellissimo e abbiamo anche una bellissima squadra, quindi speriamo di vincere. Avec Emmanuel, Giovanette, Elisabetta, Giuseppe, Silvia, Bugiro, Maria Piccolo. Questo è il campo gara. Il posto è grandissimo, guardate quanti campi gara ci sono. Ci sono 27 campi di gara, tutti attivi contemporaneamente. Oltre ai campi di gara c'era un piccolo laghetto dove io, dopo il warm up, ho fatto il bagno insieme a Balli. Balli non era mai entrato in un laghetto ed era felicissimo. Ragazzi, adesso arriva il bello. All'inizio Balli non voleva entrare, ma poi ci ha preso gusto e non voleva più uscire. Torniamo nelle nostre gare. Adesso andiamo a fare il warm up. Il warm up serve al cavallo per fargli vedere il campo e a noi per capire come saranno i percorsi nelle gare successive. Come potete vedere siamo 14 squadre a partire. Noi siamo 12esimi. Il mattino del giorno dopo iniziano le gare, ma prima dobbiamo fare una riunione con tutte le squadre. Ma il francese è che abbiamo molto sonno, non riusciamo molto a connetterci. Io pensavo che dovevamo iniziare le gare a cavallo, invece abbiamo dovuto fare una gara a squadre, ma senza il cavallo, guardate un po'. Allora, questo gioco non so come si chiama, però consiste a prendere un bicchiere ed essere bendati e prendere dell'acqua e poi girare intorno ai coni, passare sulle barriere, girare intorno ai coni, mettere l'acqua dentro un altro secchio che non sia quello dell'avversario, poi rialzarsi e fare il percorso. Poi c'è un altro, lo rifà, poi ce n'è un altro ancora e lo rifà, fino a quando lo rifà il secondo giro e poi c'è una signora che ti dice se devi ripartire oppure fermarti. Alla fine ti misurano quanto è l'acqua e chi ha messo più acqua vince. La mattina seguente dobbiamo iniziare prestissimo e vado a svegliare Emanuele. Ragazzi, andiamo a svegliare Emanuele. Vediamo se si sveglia. Eva, c'è la ricognizione! Eva, c'è la ricognizione! Ragazzi, si è svegliato. De France, le mondial generali des clubs. Facciamo la ricognizione del campo e poi ci prepariamo per fare la gara. Abbiamo appena visto il campo e tra un po' iniziamo. Però prima dobbiamo fare la sfilata. Énormément de supporters italiens, les Italiens sont là! Italy! Silvia, tu che dici? Dico che è un bel percorso, cioè è fatto abbastanza bene, a parte ci sono delle girate da fare abbastanza difficili e poi vabbè, vediamo come andrà. Adesso vediamo la gara. We'll be right back.
siamo saliti sul podio, siamo arrivati terzi con una bella medaglia di bronzo. Veramente bella. Devo ringraziare gli amici della mia squadra che siamo stati veramente bene insieme: Manuela Piccolo, Emanuele Giordanetti e Elisabetta Giussani. Devo ringraziare anche la mia istruttrice Sofia Cappelletti che mi ha accompagnato fin qua e anche il capo equipe Luca Libassi che è stato bravissimo. Infine devo salutare i miei sponsor e la Fise che mi hanno portato fin qua. Se vi è piaciuto questo video mettete un pollicione in su ed iscrivetevi al canale, guardate gli altri video, ciao!